Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Anche oggi fa caldissimo, per cui non abbiamo nessuna voglia di metterci ai fornelli. Prepariamo quindi un buon e leggero couscous alle verdure che è perfetto per questa stagione. Oggi prepariamo questo couscous che è veramente un salva pranzo, un salva cena perfetto per l'estate. Gli ingredienti che ci occorrono sono una melanzana grande tagliata a cubettini, tre zucchine sempre tagliate a cubetti, 250 g di couscous, 250 ml di acqua, della cipolla per il soffritto, pomodorini in base ai gusti e carote se vi piacciono, sempre tagliate a cubetti. La nostra ricetta parte ora. Facciamo un soffritto con olio e cipolla e come prima verdura mettiamo in un wok, in una padella antiaderente, la carota, a cui andiamo ad aggiungere dopo qualche minuto di cottura anche le zucchine sempre tagliate a cubetti. Mescoliamo per bene e aggiungiamo solo dopo 3-4 minuti anche le melanzane, che richiedono meno tempo per la cottura. Mescoliamo tutto per bene e aggiustiamo di sale. Potete aggiungerci anche un pizzico di peperoncino. Saltiamo le nostre verdure in padella e lasciamo cuocere finché saranno cotte ma resteranno comunque croccanti. E solo alla fine aggiungiamo i pomodorini, rigiriamo ancora le verdure e ora passiamo al couscous. Mettete il couscous in una scodella e aggiungete la stessa quantità di acqua fatta bollire, a cui ho aggiunto un cucchiaino di sale e un cucchiaio di olio. Una volta aggiunta l'acqua, utilizzate un cucchiaio di legno e mescolate finché tutta l'acqua si sarà ben assorbita, ci vorrà qualche minuto. Poi utilizzate una forchetta e sgranate il couscous. Infine passate il couscous nelle verdure e insaporite tutto per bene. Sistemate eventualmente con sale e peperoncino se non l'avete fatto prima e il couscous è pronto. Tenetelo in frigo prima di servirlo. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, scrivetemi un commento, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere le notifiche. E noi come al solito ci vediamo alla prossima!